Trancarambula, serviva partire fortissimo, siete partiti ancora più forte. Ah, eravamo messi un po' male arrivando a questo torneo, lui ancora non sa benissimo, quindi sapevamo che dovevamo essere super concentrati. Sapevamo anche che l'altra coppia, l'americano Bones, aveva fatto male a Vienna, quindi dovevamo puntare posto lui, infatti ci ha regalato un paio di punti, non abbiamo regalato nessuna palla a noi, siamo stati bravi, quindi ci voleva davvero questa vittoria. Insomma, voi che di infortuni e di problemi fisici ve ne intendete in quest'ultimo periodo, come state? Infatti io sono un po' sorpreso che ancora non mi è arrivata la convocazione per il sitting volley, visto che dal mondiale che non riesco a stare in campo. Peccato perché eravamo con un ritmo in campo abbastanza alto, buono, e stavamo facendo punti per l'Olimpiade. Dopo il mondiale sono dovuto fermare un po' e adesso vediamo come va questo torneo, che ho recuperato un po' meglio. Domani ci sono i norvegesi favoritissimi di questo torneo. Oh, stasera, sì, scusami, ci sono i norvegesi favoritissimi di questo torneo. Che partita sarà contro di loro? Ah, sicuramente sarà una partita difficile, vediamo come sta lui. Non abbiamo paura di nessuno, siamo sempre in campo cercando di fare il nostro gioco, quindi non sarà nessuna cosa diversa, sarà un'altra coppia forte che dobbiamo affrontare. E due parole per questo pubblico? Guarda, ho giocato poco in casa, così è una figata, è difficile, si sente diverso a tutti gli altri tornei, quindi abbiamo degli amici, le nostre famiglie, quindi è davvero emozionante giocare in casa.